Ci avvarremo dell'assistenza del baldo giovane pronto al montaggio del tapirulan. Non serve certo una laurea in ingegneria per montare un tapirulan. Vi basta semplicemente un paio di giorni con qualcuno che vi possa dare una mano e il gioco è fatto. Adesso iniziamo col montaggio. Proviamo una. Alza e lo appoggiamo qua. Ok. Vai. Ce lo puoi. Prendo le aste. Ok. Allora, ci sta un altro pezzo sotto. Le forbici? Prendi un po'. Vai. Cosa? Cosa va? Sì, è molto questo. Cosa va? Scesa? No, no. Sta il pannello di comando quello. Poggio da una parte. C'è qualcos'altro lì sotto? Poggio per terra, i piedi. Là sotto c'è qualcosa. Qualcosa là, nella scala c'è un'altra cosa. Oh, sì, proprio. Sì. Un'altra scala, ok. A posto, oh, vediamo come si monta. Allora, questo è finisce la roba che stava dentro. Quando lasciamo? Questa roba che stava dentro. La prossima aspetta a buttarli. Monteremo la barra laterale. Facciamo così. Allora, partiamo da qua. Allora, prendi questo, left, sinistra, cioè andrà così. Andrà qua, dobbiamo passare il cavo all'interno, che qua c'è l'interno. Facciamo un nodo così semplice. Tira un po' dietro, tira, tira, tira. Conviene mettere di questi buchi, conviene mettere questo qua in alto, che esce, vai. Esce e prende quello sopra. Ok, vai, avvita. Avvita la mano. Aspetta, non posso andare qui io. Metti la rondella al bullone e infila casmai sotto a sinistra, così non cade più. C'è più bisogno di tenerlo in modo che non cada. Finiamo così ad avvitare gli ultimi viti della barra di sinistra e faremo lo stesso anche con la barra di destra in maniera più semplice, in quanto non ci sarà da passare nessun cavo all'interno. Queste barre servono per il sostegno del pannello dei comandi del tapirulan. Adesso che monti, basso. Cos'è questo? Sono applicati qui in questo modo.
e facendo passare il filo che farebbe funzionare poi il pannello. Capito. Quindi questi qua vanno attaccati qui di lato. Sì. Quindi questi qua, qui, un altro lì, quindi ci stanno due. Sì. Ok, quindi prossimo, prossimo step è montaggio dei manici. Sì. Quindi adesso, adesso ha messo il manico nella staffa e però attenzione che c'è un buloncino qui dietro e qui viene tenuto fermo attraverso questa, se la tagliamo senza senza prendere l'accorgimento c'è un dadino e potrebbe essere per, si potrebbe cadere, quindi prima di tagliare questo fermo quindi controlliamo che abbiamo tutto, viti e bisogna anche passare il cavo. Allora prendi, allora dobbiamo mettere, però prima di metterlo conviene passare il filo. Sì. Ok, allora aspetta un attimo. Ciao. Andiamo a pezzi. No, facciamo così. Aspetta. Quello, allora, questo qua, andiamo a tagliarlo. Attenzione, questo come sta così? No, al contrario, perché devo agganciare qui. Se devi agganciare qui. Allora, fallo uscire. Provo ad aprire, forse non lo so, ci esce meglio. L'ho detto. Posto. Allora, aspetta, aspetta, un attimo. Quindi questo qua è stato agganciato. È stato agganciato qui dentro. Adesso questo qua non si muove. Adesso. Ok, ci siamo. Facciamo uscire. Ok. Se sempre vuoi. Adesso. Allora, sono uguale, sono uguale. Aspetta, terminiamo così di avvitare l'ultima vite del corrimano. Come vedete il preformer si sta preformando, eccolo qui, abbiamo montato solo quello di sinistra, adesso faremo lo stesso con quello di destra, quindi inizieremo a, lo installiamo e monteremo le tre viti che fissano il corrimano. Adesso proseguiamo il montaggio del tabis con l'inserimento del pannello di controllo del tabis. Appunto. Se non avete nessuno che vi aiuti a montare il tabis, contattatemi, vi manderò il ragazzo qua che ormai ha una certa dimestichezza. I costi, diciamo, di lavoro sono abbastanza modesti. Ecco qua il pannello, per proseguire va tolta la barra, una barra del pannello, vai. Adesso prova un po'. Aspetta.
adesso avvideremo le viti sotto. Sì. Le viti sotto. Vai, io tengo, vai. Montato il pannello, lo avvitiamo da sotto, vai. Vito. Montiamo da sotto il pannello, lo avvitiamo. E adesso anche quest'altra parte. Ok, adesso vai. Facciamola, solleviamo per terminare l'aggancio dei pezzi di sostegno della pedana. L'angolo centrale. Vai. Io leggo il pano. Adesso va messa la barra. Attenzione che questa staffa qua non stia in questo modo, altrimenti rischiate di non si può diciamo piegare bene nel modo corretto per arrivare sotto. Quindi deve essere messa in questo modo e va avvitata. Come si apre il tapir run? Pronti. Con ultimo step i tappi. Ok, e attacchiamo la spina. E adesso attacchiamo la spina. Ok, si parte. Questa è la console dei comandi del Tapis. Allora, abbiamo lo start e lo stop. Abbiamo la sezione qui della regolazione dell'inclinazione da 0 a 10. Poi è possibile variarla con questi due tasti. Poi abbiamo da quest'altra parte l'inclinazione, la sezione per la velocità da 2 a 18, sempre due tasti per la regolazione graduale. Poi qui c'è una serie di pulsanti per le varie attività di allenamento che non so come funzionino. Qui abbiamo due tasti per l'audio, il minimo e il massimo. E a proposito dell'audio, questa è una cassa o delle casse per ascoltare gli MP3 che è possibile collegare con un cavo che non è fornito, si attacca, si aggancia qui dietro, un MP3 o anche un cellulare. Poi qui abbiamo nel display calorie, inclinazione, tempo, pulsazioni, distanza e velocità. Questo è un cardiofrequenzimetro, basta appoggiare appunto le mani per rivelare le nostre pulsazioni. Ed infine c'è una chiave che permette il funzionamento del pannello e del tapir run. Infatti se la togliamo non funziona. La reinseriamo e iniziamo a provarlo. Okay.
Adesso è 3.